Il terzo modo è quello forse più semplice per tutti, non essere mai solo in un portale. Questo è molto chiaro per esempio a chi è in Booking. Se tu sei solo in Booking e succede una di quelle cose che ti blocca, ti hanno sbagliato delle descrizioni, ti hanno creato dei problemi, non riesci a fargli di cambiare. Quindi se tu sei solo in Booking sei bloccato. Perfetto, apri un account anche in Airbnb, blocchi le date di Booking e intanto vai avanti con Airbnb. Chiaro che se non hai recensioni non vai avanti. Devi avere di conseguenza degli account vivi che funzionano. Io consiglio almeno quattro portali, quelli che vi ho detto, Booking, Airbnb, HomeAway e TripAdvisor, e non tanti altri perché poi spalmi le recensioni su troppi e non sei competitivo in nessuno di questi. Il quarto è la fidelizzazione, cioè pensate di avere il 50% dei vostri clienti che non vengono dai portali, clienti di ritorno, amici di clienti che sono venuti, eccetera. Io ho visti i proprietari di appartamenti negli anni costruirsi una clientela diretta. A quelli i portali fanno quasi un baffo, nel senso che se hanno dei problemi chiudono l'account di quel portale e ciao, perché la base ce l'hanno, stanno in piedi anche senza portali. Poi i portali li usano per i clienti nuovi, c'è bisogno sempre di un giro di sangue fresco di clienti nuovi. Quello è in mano ai portali, benissimo, però se è il 50% cambiano molto le cose, anche perché i tuoi clienti li conosci, quindi non, sai che non ti creano problemi. Un cliente nuovo è sempre una variabile, è sempre un rischio, un cliente che torna, ma sei tranquillo. Per concludere, ricapitolando, uno, mega sciopero nazionale. 2. Lavorare meglio. 3. Presenza in almeno 3 o 4 portali. 4. Fidelizzazione. Questa è la teoria e più avanti vedremo un po' cosa riusciamo a mettere in pratica. Ciao!